sono Gisius e oggi riprendiamo con Mega Man Star Force 3 Black Ace. Quindi ragazzi, oggi andiamo a sconfiggere il Dialer una volta per tutte. Quindi siamo già arrivati alla fine di Mega Man. Oddio, sembrerebbe. Sembrerebbe che siamo all'atto finale. Mi sono trasformato, ok. Questo posto sembra diverso. Sì, sembra che qui avremo da divertirci. Sangue freddo, ragazzo. Ah, aspetta. Ace? Mi ha seguito quanto poco. No, quindi vuol dire che ha fatto il cambio d'onda se mi ha seguito. Ace, non mi sembra che tu sia messo bene. Andrò avanti, tu rimarrai in attesa. Non seguirmi. Ace, non serve a nulla fare l'eroe. In queste condizioni sono messo meglio io che te. Che gli prenda, Ace? Qualcosa non mi quadra. Lo sento. Ragazzo, sai cosa dobbiamo fare? Seguiamolo. Oh, cavolo. Ace! Ace, il tuo corpo è troppo... Allontanati da me! Cosa? Non posso più tenerlo lontano da me! Allontanati da me! In questo stato potrei anche... eliminarti! Ok, prova! Il tuo valore. Ah! Oh cavolo. Quello era acid cattivo. Di cosa stai parlando? Ace, cosa ti sta succedendo? Ragazzo, allontanati da lui. Mega! Oh oh, è tornato. Lui sembra ritornato quello dello studio WBG. È preso da acid. Potrebbe anche andare di nuovo fuori controllo. Oh cavolo, sembra che sia andato fuori controllo. Sai già cosa dobbiamo fare, vero ragazzo? Sì, e si è fatto il cambio d'onda M. Quindi cercare di guadagnare tempo non funzionerà. La nostra sola speranza è lottare contro lui dando il massimo. Scusami Acid Ace, ma non ho altra scelta. Onda lotta! In onda! Ragazzi, siamo fottuti. Da 1 a 10 siamo fottuti 8000. Sono 1200 punti di pura e brutta forza. Contando che ho tantissime tattiche. Forse un vicino. What? Ok, ho perso un pezzo di quello che è accaduto. Cioè, ho sparato, mi ha fatto danno doppio perché ero nella forma acqua. Cosa vuoi fare? Non capisco assolutamente niente. Non ci sto assolutamente capendo. Uso singolo perché sennò non posso fare niente così pure. Vieni qua. No. Vedi che sei una persona collaborativa tutto sommato. Bravo. Sto parlando di impossibile. Perché continua a darmi viso singolo? Oh cavolo, ho sbagliato, guarda. No. È difficilissimo. Ok, Dynawave, subito. Che culo, l'abbiamo preso quando stiamo facendo la sua mossa tipica. Ok ragazzi, nemico eliminato. A
Acid Ace, abbiamo la sua carta, ragazzi. Ragazzi, ed io che pensavo che una sveglia in faccia fosse un brutto modo di svegliarsi. Ma sono contento di essere uscito da quell'incubo. Ace, sei tu, vero? Sì, sono io, Assi Eos. Bene, woohoo! Ti sono debitore. Beh, non lo sono sempre. non mi devi nulla. Ho solo dato una mano ad un amico come avrebbe fatto chiunque. Adesso potremo insieme spazzare via il dealer. Puoi contarci. Fantastico! Allora andiamo... Cosa? Cosa? Ragazzo! Ehi, ragazzo! Idiota! Non sei ritornato alla normalità, vero? No, è tornato. Ed è per quello che l'ha fatto... Oddio! L'ha fatto apposta! Riferisci questo a Geo. Sei forte quanto me, più forte di chiunque al mondo. Ecco perché. Da ora in poi sarai tu a proteggere la Terra. Ace, fai in modo che i ragazzi abbiano un mondo in pace in cui poter crescere. Geo, puoi fare qualsiasi cosa. Non ti avrei voluto con me se non avessi creduto nella tua capacità. Conto su di te, eroe della giustizia. No, Ace, aspetta, fermo, non fare il suicida, ti prego. L'ha fatto apposta, quindi voleva salvarmi, per quello l'ha fatto. O almeno tentare di indebolire gli altri. Ehi, ragazzo! Ragazzo, sveglia! Ho preso una bella botta. Dov'è Ace? Dimmelo, Omega, dov'è? È andato avanti, da solo. Cosa? Ma perché? È intuibile il perché. Ok, ragazzi, ci siamo. Eh? Non ci credo, come ha fatto a vincere? Ah, Acid Ace! Non sembra così fantastico, vero? Pensavo di poterlo battere, ma anche in questo stato. Ma sembra che Joker abbia un certo controllo su Acid e me. Ace! Alzati, Acid Ace! Cedi ancora al tuo istinto distruttivo. Mi senti, non è vero, Acid? Fai come ti dico. Adesso piantala! Oh oh, interveniamo noi, eh? E cosa intendi fare per fermarmi? Joker, pensi di potermi battere? Ha! Hai molto fegato. Ad ogni modo non è il tuo turno di lottare. Vattene. Ace, Acid, ed anche Prez, smettila di fare del male alle persone che mi sono care. La pagherai per questo. Tu, buono a nulla, avevo grandi aspettative nei tuoi riguardi, ma sei della stessa pasta di questo sciocco, spinto dall'emozione a tal punto da sacrificarsi, e morirai proprio come lui. Oh oh oh. Joker, sembra che ti stia divertendo. Mr. King. Perché non giochi un altro po'? E cerca di fare più danni possibile. Joker, mostragli la tua vera forma. Sì, signore. Cioè, mi stai dicendo che lui fino adesso non si è ancora trasformato? Questo sarà un gran bel colpo di scena. Non credi, Arthas? Sì, Mr. King. Vorresti fare una scommessa su chi vincerà la lotta? Oh, 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 oh. Veramente? Per ordine di Mr. King devo mostrarti la mia vera forma. La tua vera forma? Stiamo scherzando. Ha! Solo pochi hanno visto il potere della stella cadente rossa. Uso il potere per il mio proposito. La mia ragione d'esistere. Ma che? Posso sentire il suo potere? Ah, completamento! Dread Joker! Ok? Oh, caspita, siamo leggermente fottuti. Ha effettuato un cambio d'onda? Quello non è un cambio d'onda M. Non penso che sia un essere umano. Proprio così. La verità è che sono il più potente Wizard Lock mai creato. Wizard? Sei un Wizard? E questa è la forma e la manifestazione del potere della stella rossa. Solo chi accede al server Meteora può acquisire il potere della forma finale. Stai guardando Acid? Puoi sentirmi, fratello? Questa è anche la tua vera forma. Che stai dicendo? Joker, come siete legati tu e Acid? Siamo entrambi nati dallo stesso programma. Un programma progettato per creare un wizard che si potesse adattare a qualsiasi livello di rumore. Adattarsi a qualsiasi rumore? Allora ti riferisci al cambio di rumore?
Immagino che potrei chiamarlo anche così. Anche tu hai acquisito la stessa capacità. Ad ogni modo, sei una limitazione di basso livello. Sei un'imitazione di basso livello. Riesci solo a prelevare una scarsa quantità dal potere del server Meteora. Patetico, veramente patetico. Lasciare ad un umano l'infinito potere che il rumore può portare sarebbe uno spreco. Mega Man, quel programma che usi è qualcosa che ci è stato rubato. Non è solamente un piccolo frammento del vero potere. Non ne avevo idea. Infatti, erano gli umani a darci il potere, a darci la nostra ragione di vita. Quando videro che eravamo troppo potenti, ci rubarono il nostro potere. Riesci a capire? Come pensi di chi ci senta quando ci... Come pensi ci si senta quando ti tolgono la tua sola ragione di vita? Ma poi, Mr. King mi ha dato una nuova ragione di vita. Come Wizard di Mr. King sono ritornato a me stesso e dalla mia vera forma. Bah, una ragione di vivere. Che bisogno avevi di King? Anche uno come te avrebbe potuto trovarla da solo. Cosa vorresti dire? Dico che non capisco tutto questo parlare di tolto e rubato. I veri Wizard non si lagnano per cose insignificanti come questa. Vuoi diventare un umano o qualcosa del genere? Io diventare umano? Divertente, davvero davvero divertente. Io diventerò umano. Che gli prende a questo? Si è rotto? Ti credi divertente, vero? Bene, allora, perché non usi il tuo grande potere e mi mostri chi sono realmente? Wizard, umano, qualsiasi o qualcosa di completamente diverso. Con piacere, considero un favore. Finché mi chiedi di poter di prenderti a calci. Joker, penso che tu abbia cose più serie di cui preoccuparti, oltre a chi sei davvero. Perché quello che stai facendo rovina miliardi di vite, incluso tutte le persone che mi sono più care. Devi essere fermato. Quindi intendo spazzarti via. Onda lotta, in onda! Siamo realisti? Caparelli. Ok, evoca delle cose strane. Cose strane che sono... Oddio. Ok, usiamo Dynawave. Ok. Sì. No, fermi. Ok. È abbastanza difficile fermare. Cos'è quella roba lì? Cosa stai facendo? Mi lancia addosso i missili. Aio. Guardalo qua vicino, proprio c'è pronto a stuprare i missili. Ai, come mai? Dovresti essere... È ora di farla finita, una volta per tutte. Server Meteora accesso. Sì. Oh, così però è un po' troppo semplice. Però va bene. Va bene. Ciao, lazzi. Scusate, ma mi aspettavo una lotta un po' più animata. Cioè, ho fatto... ho vinto. Tutto qua. Tutto il potere del server Meteora. Nemico eliminato, ragazzi. 4.000 zeri, potevi darmi la tua carta, ti ho fatto fuori in meno di 3 secondi, tipo. Ok, abbiamo vinto. Ce l'abbiamo fatta, ragazzo. Abbiamo messo a tappeto quell'idiota. Sì. Anche Ace sembra star bene. Tutto sommato si è risolto abbastanza bene. Hai sconfitto Joker. Sei davvero il più grande eroe del mondo. Mega Man! Ehi, anche Arpnote sta bene. Fiu, finalmente ti ho raggiunto. Arpnote! Ah sì, Ace. Non ci rimane altro che fermare King. È l'ora del colpo finale, Mega Man. Sì! Ok, ragazzi, penso che si chiuda qua la partita. Non avete altra via di scampo. King! Dopotutto avrei dovuto scommettere su di te. Ma chi avrebbe pensato che avresti battuto Joker? King, non sei cambiato nemmeno un po'. Sei troppo marcio per migliorarti. Il dealer e tutte le sue malefatte finiscono oggi. Sei uno spasso, Ace. Che scherzo superbo. Ma fammi... Heartless.
Sì, signore. Cosa? E se la svigna? Non ci credo! Quindi dovrebbe andare bene. Sembrate proprio gli inutili ed insignificanti piccoli insetti che siete. Oh, 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 oh. Maledetto! Ehi, ragazzo, non permettiamogli di scappare. Sono d'accordo. Aspetta. Jack? Tia? Oh, che piacere. I miei figlioli sono ritornati da me. Vorreste fare un piacere a vostro padre e togliere di mezzo questa spazzatura? Oh, 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 che bravi figlioli. Io penso che... King. Penso che siano arrabbiati più che altro. Lo sarei io, li ha traditi. Perché non ci dai tutto il Crimson che abbiamo raccolto? Non è che a te serva più. Cosa stai cercando di dire, mio caro ragazzo? Primo, hai perso Acid. Adesso Joker è stato sconfitto. Il deal era finito. Ci occuperemo noi di tutto, da ora. Solo noi due. Adesso come ti sembra? Come osate voltare le spalle all'uomo che vi ha cresciuto? Cresciuti? Come osi definirti nostro padre? Dirò questa cosa una sola volta. Non abbiamo mai, e dico mai, pensato a te come nostro padre. Sta ridendo? Oh. Che cosa ci trovi di così divertente, idiota? Stavo ridendo a... Si sta sbellicando, siete davvero degli sciocchi ragazzini. Tornate con nonchalance e con la testa orgogliosamente retta. Credete davvero che sia finito? Basta chiacchiere, facciamola finita. Joker. Non l'ho battuto? Joker? Cosa vuoi fare? No! Penso che intenda autodistruggersi! Autodistruggersi! No! Oh, oh, oh. Proprio così, Ace. Joker presto si autodistruggerà. Tengo sempre un asso nella manica. Almeno sarai in compagnia dei tuoi amici quando te ne andrai. Oh, 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 oh. Cosa? Se la svigna, davvero? Ha! Cosa farai adesso, Acid Ace? Permetterai che tutti vengano eliminati? Acid! Ace! Ace! Geo, scusami, ma non c'è tempo per le spiegazioni. Wow, lo vuole battere così? Da quando può farlo? Spostiamoci, ci ha già tirato un pestone una volta sola. Ace! Sì, infatti spostiamoci, va che è meglio. Cosa vuole fare? Che stanno facendo? Benissimo, Ace. Assorbi tutta l'energia esplosiva che sto per rilasciare. Verremo eliminati, ma le vite dei tuoi amici saranno salve. Non riesco a pensare ad un modo migliore di andarmene. Ha! È davvero... indegno. Nonostante ciò sono stupito della tua determinazione. Addio, Acid Ace. Ah! No! Wow! Cosa? No, no, dai, seriamente, non posso... Non può finire così. Regina, Tia! Ace! Tia, la ragione per cui lasciai il dealer e ho acquisito tutto questo potere era per poter realizzare il mio desiderio. Il mio desiderio era che un giorno potessi sorridermi di nuovo, che potessi essere di nuovo felice. Sei sempre stato così egoista, non te l'ho mai chiesto. Tutto ciò che volevo era che il mio desiderio si realizzasse. Se davvero avresti voluto vedermi finalmente felice e sorridente, saresti dovuto rimanere a lavorare insieme a noi nel dealer. Ho sempre creduto che saresti tornato. Non ho mai smesso di crederlo. Capisco. Non sarebbe stato poi tanto male. Se l'avessi fatto avremmo potuto stare insieme. Ma non possiamo cambiare il passato, giusto? I ripianti non fanno alcuna differenza. Ace, addio, Tia. Non scordarti di sorridere e di mangiare tanta cioccolata. Oddio. Aspetta! Io ti amo. Tia. Ace! Ace!
Oddio. Che cavolo è successo? Molto bene, Joker. Ed anche tu, Ace. Mi avete trasferito più Crimson di quando ne avessi mai immaginato. Ero un ragazzo troppo serio e stupido. Come hai osato lasciare la mia organizzazione e rivoltarti contro di me? È così che intendevi ripagare tuo padre? Immagino che la tua dipartita sia un buon risarcimento. Oh mio Dio! Ragazzi, è durato tantissimo questo episodio. Pensavo di finire Mega Man così, ma invece no. Siamo ancora nel bel mezzo del gioco. Ed è successa una cosa che non mi sarei mai aspettato. Sempre più emozionante e intrigante la trama. Ok ragazzi, quindi se il video è piaciuto, lasciate un commento, mettete mi piace, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi! La strada d'onda è ritornata integra. Chissà da dove conduce. Cosa intendi fare? Vuoi tornare indietro a fare rapporto? No, proseguiamo. Nulla è più importante in questo momento. Ah, questo è il mio ragazzo. Bene, sembra che avremo la possibilità di prendere a calci il dealer. Senza dubbio, forza Mega. Quella è... Non ci credo, quella è la Place. Ho trasformato in una spada, quindi è stato solo ad aiutarmi. Non ci posso credere.